Vice Sindaco Castronovi, una grande gioia per Taranto questa designazione ufficiale, tanto lavoro da parte dell'amministrazione comunale per un successo che è arrivato, bisogna dire puntualmente. Sì, diciamo che questo è un lavoro abbastanza limitato rispetto a quello che ci aspetta, perché adesso abbiamo preparato un dossier e da domani mattina bisognerà lavorare perché poi quello che abbiamo illustrato nel dossier diventi realtà entro il 2026. Ovviamente è una festa che sta coinvolgendo anche i cittadini che ci hanno raggiunto, oltre ovviamente alla Giunta, perché siamo contenti di poter ottenere questo risultato che servirà sicuramente a dare alla città un'ulteriore possibilità di riscatto da ciò che è stata narrata negli ultimi anni. Diciamo anche che Taranto in questa maniera, oltre a essere capitale di mare come recita lo slogan ufficiale del comune, diventa anche capitale dell'accoglienza e capitale dello sport. Certo, diventeremo in quel periodo saremo la capitale dei giochi e quindi avendo noi una prospicienza evidente sul Mediterraneo, questo ci renderà protagonisti all'interno di tutta l'area mediterranea.